Passate all'azione. È alla posizione numero uno delle cose che la gente non fa. Insieme a Jake Canfield, che era con me e altri ospiti nel film The Secret, sottolineavamo come la parola attrazione contenga la parola azione. Vi viene chiesto di agire. Il quinto passo nel mio libro The Attractor Factor è proprio l'azione. Quando fate un'azione ispirata, come voi che avete compiuto delle azioni per venire qui, anche da posti lontani, è fantastico e mi congratulo con voi per averlo fatto. È parte di quello di cui parliamo, ovvero del creare la vita che si desidera, attrarre quello che si vuole, che sia esso denaro o qualsiasi altra cosa, ma comunque bisogna agire. Quando mi chiedono, Joe, come hai fatto a scrivere più di 50 libri se in 13 film hai all'attivo dei CD, hai dei programmi di coaching? Come fai a fare tutti questi viaggi, questi eventi? E la lista può continuare. Agisco. Questa è la risposta. Certo, non succede tutto contemporaneamente. Capite? Agite ogni giorno e 30 anni dopo vi guardate indietro e realizzate: oh, caspita, ho scritto 50 libri. Ho fatto tutti questi CD. Fate una cosa per volta. In questo momento sono qui con voi. Oggi il mio agire è quello di essere qui con voi. Questo è il mio agire. Sto ricevendo informazioni, sto condividendo informazioni con voi, vi sto aiutando, cercando di esprimere al meglio le mie capacità. Così che voi possiate avere, fare e diventare quello che sognate. Dicendovi di agire, devo accendere il fuoco sotto il vostro sedere, almeno un pochino. Non è un caso se mi chiamano signor fuoco. Quindi procederò accendendo il fornello. La coppia di dietro ti ha dato un leggero calcio. Per spingerti all'azione prima. È un calcio educato e amorevole, è un promemoria. Un paio di lunedì fa mi stavo facendo un massaggio. E con la donna che mi stava massaggiando ebbi una conversazione. Anche se solitamente mi rilassa al punto da perdermi completamente, mi disse che la settimana seguente non avrebbe potuto farmi un massaggio, perché sarebbe stata fuori città. E gli ho chiesto, bello, cosa vai a fare? Bene, a una sua amica, neanche particolarmente stretta, comunque sua cara amica, gli erano stati dati 3 mesi di vita. E gli ho risposto, cosa? E lei risponde, questa donna aveva iniziato ad accusare vertigini e così via. E dopo alcuni esami le diagnosticarono un tumore al cervello. E le dissero che era così grande che avrebbe avuto solo 3 mesi di vita. La donna era confusa, sorpresa, ma era pratica di prodotti naturali e di vegetali. Quindi si diede al crudismo vegano ed altre pratiche a base di prodotti naturali. Tutte cose che anch'io probabilmente avrei fatto. Disse, mi sento alla grande. Tornò dal medico che le fece nuovamente una risonanza magnetica. E le disse, quello che stai facendo è davvero meraviglioso.
Tuttavia, il tumore si è ingrandito. Hai meno di 3 mesi di vita. Andai a fare il mio massaggio e mentre ero lì sdraiato, trascorsi le successive ore a chiedermi cosa avrei fatto io se mi fossero rimasti 3 mesi di vita. Non mi venne in mente niente di diverso da quello che sto facendo già oggi. Perciò so che sto facendo ciò che davvero mi appassiona, ciò che amo. Ma la domanda che mi viene è: lo state facendo anche voi? State facendo quello che amate? La maggior parte di noi vuole fare alcune cose e continua a farle nonostante le difficoltà. E vi voglio dire, non sappiamo quanto tempo abbiamo. Vi ho raccontato di quando sono andato a trovare mia madre. Hai i giorni contati. Non so se gli rimangono giorni o settimane o pochi mesi. Certo, potrebbe accadere un miracolo, grazie alla quale potrebbe vivere molto più a lungo. Ma ormai si sta preparando ad andarsene. Io come figlio primogenito lo percepisco. E voglio fare in modo che riesca a portare a termine tutto quello che vuole. Cosa farebbe se sapesse esattamente quanto gli rimane? Cosa farei io se sapessi che mi fossero rimasti 3 mesi di vita? Cosa farà questa donna? Ho veramente trasformato questa domanda in una meditazione. E giro la stessa domanda a voi, e perciò vi dico: passate all'azione. Agite oggi, ora. Ne ho parlato nei miei libri. Dell'importanza dell'azione. Ma fino al momento in cui non vi rendete conto che avete davvero i giorni contati e che il vostro essere qui è davvero un dono. Questo è un dono per voi. Qualsiasi cosa state vivendo è un dono, qualsiasi cosa avete è un dono. Ma dovete utilizzare il vostro tempo in modo saggio. Qualunque cosa essa sia, sta bussando alla vostra porta interiore, un po' come la musica bussava alla mia porta interiore per cominciare a creare. Qualunque sia per voi questa cosa, c'è un qualcosa che vi appassiona e per Dio, alzatevi e fatela. Non dovete portarla a compimento oggi, ma dovete fare il primo passo per andare verso quella direzione. Mi chiedono come hai fatto a scrivere così tanti libri. E io gli rispondo che se scrivi un po' ogni giorno, ti ritroverai con un libro in mano in poco tempo. Se c'è qualcosa che state cercando di creare, ma rimandate sempre, invece di mettercela tutta, vi incoraggio caldamente ad impiegare le vostre energie in quella cosa. Se avete dubbi riguardo a certe cose, del tipo non sono la persona giusta o non è il momento giusto, è il momento di mettere in discussione queste convinzioni e ricordarvi che sono solo delle idee, non sono delle verità assolute, non sono realtà. Sei la persona giusta e questo è il momento giusto per te. Non c'è nessun altro che può fare quello che tu desideri fare, quello che tu sei venuto a fare. Ho perso amici e guardandomi indietro mi dico: non vedo degni sostituti, in quanto ogni persona è unica. Nel film La vita è meravigliosa si dice che quando una persona se ne va, lascia un vuoto incolmabile. Non crediate che qualcuno prenda l'iniziativa e faccia il progetto a cui voi tenete tanto. Tocca a voi farlo.
Qualsiasi cosa siete stati chiamati a fare, ricordate che voi siete stati chiamati a farlo. Joe Vitale è diventato famoso per aver partecipato al film The Secret. Prima era conosciuto soprattutto come copywriter. È diventato famoso per via della legge dell'attrazione. Perciò, se anche tu desideri capire com'è cambiare radicalmente la tua vita, imparando a dominare la legge dell'attrazione, a sfruttarla per realizzare i tuoi sogni, per attrarre ricchezza, amore, successo, felicità, allora ti lascio il link in descrizione di questo video di uno dei migliori corsi riguardo alla legge dell'attrazione che esistono in italiano.